Siamo qui con Fabrizio Albergati, nuovo direttore del gruppo Information Worker di Microsoft Italia, al quale chiediamo quali sono le differenze tra Office 2007 e la nuova versione Office 2010. Allora, ce ne sono moltissimi, al di là di quelli che sono funzionali, per esempio in PowerPoint ormai si possono realizzare delle presentazioni che sono veramente molto vicine a quelle che fino a solo poche settimane fa richiedevano l'uso di un bravissimo grafico e quindi di tanta competenza. E in Excel, per farti un esempio molto banale, abbiamo inserito la possibilità di mettere in maniera molto veloce e molto pratica dei piccoli grafici all'interno delle tabelle che ti fanno vedere immediatamente l'andamento di una particolare serie di dati. In Word abbiamo migliorato moltissimo la possibilità di spostare pezzi del documento da una parte all'altra, avendo addirittura un'anteprima di quello che succederà ancora prima che tu vada ad incollare all'interno del documento il pezzo che hai spostato. E questo, per esempio, ti permette immediatamente di scegliere se mantenere la formattazione originale o adattarti a sezioni della formattazione di Word che sono in aree differenti, quindi differenti. Ma l'applicazione che è cambiata di più è Outlook. Outlook introduce, rispetto alla precedente versione, i famosi ribbon che sono molto importanti, perché anche in Outlook ci permettono di accedere a tante nuove funzioni che magari non sapevamo esistessero e che ci possono rendere la vita veramente facile. La mia funzione preferita in Outlook, sai che in tutte le grandi aziende viene abusato moltissimo il tasto Reply All. Con Outlook 2010 posso togliermi da queste serie infinite di reply di gente che dice toglimi da questo giro perché non mi interessa con un solo click. Ma altra applicazione o altra area molto importante, la possibilità di vedere l'albero di tutte le conversazioni che fanno capo a un documento, anche se ho archiviato per esempio quella particolare messaggio all'interno delle mie cartelle archivio. Ma le funzionalità non sono solo l'elemento innovativo di Office 2010, ce ne sono due che per noi sono molto importanti. Abbiamo introdotto una nuova modalità d'uso di Office che si chiama Office Web Apps, che ci permette di accedere attraverso un qualunque browser, uno dei browser principali, a tutti i nostri documenti Office senza avere necessariamente Office installato sul mio PC. Sono in un ufficio di un albergo, devo andare a fare un editing di un documento importante, in quel particolare PC non è installato Office. Attraverso le Office Web App io potrò accedere al mio documento e fare tutta quella serie di modifiche di base che mi servono per rendere il mio documento operativo. Non solo, ma questa filosofia si sposa con l'offerta di tutta una serie di servizi server del mondo Office, quindi del mondo IW, che io posso utilizzare anche senza dover per forza costruire in casa mia una piccola server farm ed avere poi personale dedicato per poter gestire la mia posta elettronica, il mio SharePoint, tutta la parte di Unified Communication. Questo servizio prende il nome di Microsoft Online o BPOS in gergo tecnico, e di fatto anche una piccola azienda potrà finalmente avere gli stessi servizi che sono disponibili per le grandissime multinazionali con dei canoni che sono veramente piccoli. Pensa che una casella di posta elettronica costa meno di 4 euro al mese, e con questo servizio io ho la possibilità di avere finalmente non più il mio indirizzo di posta Fabrizio Albergati @ il nome del mio stampatore.it, potrò finalmente avere il nome della mia azienda esposto. Non solo, ma potrò finalmente accedere a servizi di condivisione di documenti come SharePoint, che mi permetteranno veramente di fare un grande salto nell'uso di Office e delle sue tecnologie e condividere per esempio il listino prezzi che la mia azienda deve oggi magari stampare, imbustare e inviare a tutti i suoi clienti, o l'ennesimo giro di posta elettronica con tutti gli attachment che non è certamente carino, fatto per tutti i miei clienti. E non solo, pensa che posso farlo in maniera intelligente, quindi utilizzando il DRM, ossia la possibilità di proteggere con dei diritti digitali il mio documento, ho la possibilità di garantire che se il cliente A ha diritto ad accedere a un documento che gli permette per esempio di vedere un certo livello di dettaglio e il cliente B avrà diritto ad accedere a documenti con un livello di dettaglio minore, a ognuno verranno dati i diritti per accedere esattamente al tipo di documento che mi interessa. Quindi listini con prezzi differenti, documentazione tecnica o documentazione commerciale con vari livelli di dettaglio,
disclaimer legali. Tutto questo può essere fatto in maniera semplicissima e un'ultima cosa, con SharePoint addirittura potrò trasmettere la mia presentazione a un PC che non ha SharePoint utilizzando la funzione di broadcast, per cui dal mio PC del mio ufficio potrò inviare la presentazione di PowerPoint relativa al mio nuovo prodotto al cliente che la dovrà vedere senza che per forza lui debba avere PowerPoint installato. Quindi moltissime novità davvero. E tornando un attimo ad Outlook, ormai gli utenti hanno gran parte dei loro contatti sui social network che anche utilizzano questo tipo di media per lavoro. Ci sono delle novità in Outlook riguardo questo? Certo, ci sono dei connector che mi permettono di utilizzare Outlook proprio per gestire tutta la comunicazione anche dei miei social network e quindi attraverso Outlook potrò gestire tutti i miei contatti di Facebook, di Twitter piuttosto che non di LinkedIn in maniera naturale e utilizzando lo strumento familiare con tutti i servizi che Outlook mi offre semplicemente con un click.